Giulio Coniglio e il leone forestiero. Dalla città arriva l'autobus rosso. Alla fermata del bosco scende un passeggero. È un leone molto elegante e ha una valigia a righe. La tortora Lucilla chiede al leone come si chiama e dove va. Ma il leone non risponde. Lui non conosce la lingua di Lucilla. Il leone si sente solo. Si siede e piange. Tommaso vede il leone e capisce subito. Il leone ha bisogno di aiuto. Tommaso prende per mano il leone. Tommaso e il leone arrivano alla casa di Giulio Coniglio. Il leone non capisce la lingua di Giulio. Giulio non conosce la lingua del leone. Allora, con un gesto, lo invita ad entrare. Il leone si siede sul divano e aspetta. Giulio porta una buona tazza di tè al leone. Giulio è molto gentile. Mentre il leone beve il tè, arriva Oca Caterina. Oca Caterina cucina una cena buonissima.
cena è molto buona, ma il leone è preoccupato. Il leone deve partire, ma non sa dirlo. Giulio invita il leone a fare il bagno. E il leone non sa come dire no, grazie. Mentre il leone fa il bagno, arriva l'uccello postino. Porta il giornale. Giulio e Caterina sfogliano il giornale. Sorpresa! Vedono una foto del leone. Caterina chiama il leone. Caterina ha letto il giornale e sa tutto. Il leone si chiama Leonardo. È un musicista del circo. Caterina, Giulio, Tommaso accompagnano il leone al circo. Il signor Tigre è contento. Il leone Leonardo è arrivato al circo. Il pubblico è emozionato. Il leone Leonardo dalla valigia tira fuori il violino. Il leone Leonardo suona il violino. Mentre Gelsomina danza sul cavallo bianco. Giulio, Tommaso, Caterina sono entusiasti. Il leone Leonardo è un violinista bravissimo! Il leone non conosce la lingua di conigli e tortore.
Ma se Leonardo suona, tutti lo capiscono. Dalla città arriva l'autobus rosso. Alla fermata del bosco scende un passeggero. È un leone molto elegante e ha una valigia a righe. La tortora Lucilla chiede al leone come si chiama e dove va. Ma il leone non risponde. Lui non conosce la lingua di Lucilla. Il leone si sente solo. Si siede e piange. Tommaso vede il leone e capisce subito. Il leone ha bisogno di aiuto. Tommaso prende per mano il leone. Tommaso e il leone arrivano alla casa di Giulio Coniglio. Il leone non capisce la lingua di Giulio. Giulio non conosce la lingua del leone. Allora, con un gesto, lo invita ad entrare. Il leone si siede sul divano e aspetta. Giulio porta una buona tazza di tè al leone. Giulio è molto gentile. Mentre il leone beve il tè, arriva Oca Caterina. Oca Caterina cucina una cena buonissima. La cena è molto buona, ma il leone è preoccupato. Il leone deve partire, ma non sa dirlo. Giulio invita il leone a fare il bagno. E il leone non sa come dire «No, grazie!». Mentre il leone fa il bagno, arriva l'uccello postino. Porta il giornale. Giulio e Caterina sfogliano il giornale. Sorpresa! Vedono una foto del leone. Caterina chiama il leone. Caterina ha letto il giornale e sa tutto. Il leone si chiama Leonardo, è un musicista del circo. Caterina, Giulio, Tommaso accompagnano il leone al circo. Il signor Tigre è contento. Il leone Leonardo è arrivato al circo. Il pubblico è emozionato. Il leone Leonardo dalla valigia tira fuori il violino. Il leone Leonardo suona il violino, mentre Gelsomina danza sul cavallo bianco. Giulio, Tommaso, Caterina sono entusiasti. Il leone Leonardo è un violinista bravissimo! Il leone non conosce la lingua di conigli e tortore. Ma se Leonardo suona, tutti lo capiscono!